Sono stati presentati i risultati del focus socio-economico sulla città di Battipaglia e proiettato il docufilm Focus Imprese presso la sala soci Silvio Petrone della sede centrale di Banca Campania Centro a Battipaglia. Un progetto promosso dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e da Banca Campania Centro, realizzato dalla Fondazione Saccone e dal CELPE e dal lavoro dell'Università degli Studi di Salerno e con il patrocinio di Confindustria Salerno, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, la Camera di Commercio, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno e Consorzio ASI. Noi ci auguriamo che da questo studio, da questa ricerca, possiamo trarre delle conclusioni importanti, anche perché continuiamo a dire sempre, ahimè, le stesse cose: innovazione, ricerca, fare sistema. Forse con questi numeri potremo convincere soprattutto gli imprenditori a comprendere che la necessità di fare rete, di fare sistema, diventa fondamentale. E poi è importante, questa è una testa di ponte, questa ricerca, è una testa di ponte che ci deve portare ad avere un osservatorio permanente, ma non solo su Battipaglia, su tutto il territorio di nostra competenza. Se noi non portiamo avanti il concetto di cultura d'impresa, insisto, di fare sistema, di cooperazione, noi sono 107 anni che la sponsorizziamo, la cooperazione, la nostra funzione, noi non siamo solo una banca, noi siamo qualcosa di più di una banca, investiamo sul territorio in cultura, in progetti, in welfare, investiremo anche in welfare fra poco. E quindi una delle cose fondamentali, se non parte bene l'economia e se non facciamo rinvigorire l'economia, perché non possiamo attestarci solo sulla nostra economia tradizionale, l'agricoltura, che per fortuna va bene. Io dico sempre che Battipaglia negli anni, a fine, metà anni 60, aveva 19 aziende di trasformazione dell'agroalimentare, oggi non ne ha neanche una più. Questo studio va a recuperare quello che non abbiamo fatto e a confermare grande attenzione all'agricoltura. Noi abbiamo istituito una commissione per l'agricoltura, cerchiamo di potenziare il SUEP per quello che può, insomma, anche perché, visto che dobbiamo fare delle nuove assunzioni, proprio per stare vicino agli imprenditori e per evitare di confermare una sburocratizzazione dei processi. La zona industriale merita una particolare attenzione, ecco il motivo per cui come Comune abbiamo proposto all'ASI le due varianti e soprattutto la possibilità di poter pensare un'unica area industriale che sarebbe della Piana del Sele, Eboli e Battipaglia, e lì creare infrastrutture, come si dice, uscita autostradale dedicata, illuminazione e insomma maggiore attenzione su quest'area. E poi c'è ovviamente l'altra cosa che abbiamo puntato, è sull'alta velocità, e non a caso anche il PNR ci dà ragione in questo senso.